Radio Icaro. Radio Icaro. Tempo reale. Tempo reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale, giovedì 29 ottobre. Andrea Polazzi, Simona Molazzani, puntata very, very, very short. Very, oggi. Very short, short edition, come direbbe qualcuno. Sì, perché già lo diciamo in partenza. Intanto, buongiorno a tutti. Alle 10 lasceremo spazio all'assemblea di Confindustria Romagna, che insomma si tiene tra l'altro in parte in remoto, in parte nei nostri studi. E visto che i temi sono quelli del momento anche che stiamo vivendo, poi vi daremo tutte le indicazioni, anche perché pensiamo che anche per i nostri ascoltatori e telespettatori possa essere una bella occasione per poter comunque proseguire la mattinata insieme a Icaro TV. Ma adesso andiamo subito a dare i nostri contatti questa mattina in modo velocissimo. 337 511 336, questo è il numero che potete usare per i vostri SMS e WhatsApp, se ci volete così far arrivare qualche sollecitazione, suggerimento, domanda, commento, quello che volete. 0541 785 785 invece è il nostro numero di telefono. Siamo anche sulla nostra pagina, certo, Facebook di Tempo Reale, quindi insomma ricordiamolo abbondantemente, anche lì potete commentare. Poi abbiamo anche Icaro Play, la piattaforma dove ci trovate e in streaming e eventualmente al termine della trasmissione per recuperare quello che vi siete persi. E allora partiamo subito, invertiamo, sì, guarda, un attimo. Se avevamo tempo ti raccontavo delle mie disavventure. Invertiamo di questa anche mattina l'ordine consueto, perché direi di partire dalla puntata di ieri sera di Fuori dall'Aula. Sì, ti sei divertito, anche perché vorrei ringraziare tutti quelli che hanno interagito con la trasmissione. Vedo adesso alcuni messaggi che sono arrivati, qualcuno anche che mi invitava a dare più spazio alla consigliera Talacci, ma in realtà erano due strategie diverse e ne abbiamo parlato anche dopo. Il di Coriano, Domenica Spinelli, si prendeva molto più tempo, la consigliera è più sintetica. Non è che la interrompevo, è che lei finiva i suoi concetti, dopodiché si dava spazio agli altri. Questa è la chiave di lettura. Mi scuso per tutti quelli che hanno scritto anche con domande, non abbiamo fatto in tempo a leggerle, sarebbe servita un'ora in più, ma c'era il telegiornale che doveva partire a breve. Ma come ti giustifichi adesso, sempre? Mi giustifico, ma perché non serve. Ma come no? Le persone lo capiscono, che hai fatto del tuo meglio. In ogni caso, si parlava dell'antenna e si è parlato anche di 5G, altro tema molto caldo. Sentiamo alcuni estratti dalla puntata di ieri sera, molto rapidamente, poi la puntata la potete ritrovare in integrale anche naturalmente sulla nostra piattaforma Icaro Play. Sentiamo il botta e risposta tra la consigliera Insieme per Coriano Roberta Talacci e il sindaco Domenica Spinelli. Noi non abbiamo una posizione, cioè io dico io ma anche i miei colleghi come gruppo di opposizione, non abbiamo una posizione preconcetta contro la tecnologia. La nostra protesta è per dove è stata collocata, cioè abbiamo un bene storico che forse è uno dei pochi che in qualche modo ci può collegare alla storia di Malatesta, che è il castello, e posizionare un'antenna che, se sinceramente sentire dire che poteva essere mitigata da degli alberi che sono forse massimo 10 metri quando è di 36 metri ed è a 35 metri dalle mura, francamente mi sembra una rappresentazione un po' fantasiosa, ecco. Allora, noi abbiamo sottoposto al gestore altri 13 siti. In questo momento preferisco non parlare della trattativa, semplicemente perché la dobbiamo chiudere, e ha vari profili importanti, tra cui quello per il quale si sta lavorando insieme alla sovrintendenza per quanto riguarda un vincolo indiretto per la tutela appunto dell'area. Quindi, con un vincolo indiretto, cos'è un vincolo indiretto? Magari lo spiego, cioè su tutti i palazzi storici c'è il vincolo diretto per legge, per cui l'antenna, facciamo l'esempio, non poteva essere collocata all'interno dell'area del castello, però immediatamente accanto sì, oppure una chiesa, oppure un parco, oppure una scuola. E nelle strutture di quel tipo, siccome noi avevamo incominciato con la sovrintendenza dal 2012, quando io mi sono insediata, a dicembre abbiamo fatto un primo incontro per valorizzare l'area, quello che rimane dell'area, perché se avete delle fotografie magari le vediamo. Sì, ce l'abbiamo in coda quelle immagini di prima, okay. Magari poi le facciamo siccome avevamo verificato che c'erano delle incongruenze rispetto a dei lavori fatti in precedenza anche sulla porta, e quindi abbiamo chiamato la sovrintendenza per verificare. Il sindaco dice tutti vogliamo il telefonino, tutti vogliamo, no, è sbagliato, è riduttivo parlare di 5G e associarlo al telefonino, perché il 5G è una tecnologia che consente soprattutto anche in campo sanitario delle
applicazioni che sicuramente migliorano, potenzialmente possono migliorare la vita dei cittadini. Basta pensare alla telemedicina, cioè al fatto di poter a distanza monitorare in modo chiaro, in modo preciso, dei pazienti cronici che diversamente invece dovrebbero stare in ospedale, oppure la possibilità che sembra impossibile, ma la possibilità di operare operare a 300 chilometri, a 5.000 chilometri di distanza. Questo è quello che consente la tecnologia, non il fatto di poter usare un telefonino e collegarsi meglio con i social o altro. Cioè ridurla 5G, quindi dà delle potenzialità ulteriori rispetto a quella che è la situazione attuale. Finché non ci sono evidenze che dicono che è nocivo, considerando poi che in Italia abbiamo dei parametri molto più bassi rispetto a quelli che ci sono in Europa. Più cautelativi. Sul 5G credo di aver dimostrato ampiamente qual è la mia posizione proprio partecipando alla conferenza stampa nella Camera dei Deputati insieme ad Alleanza Stop 5G, che non è negazionismo, come ha detto appunto la consigliera Talacci, abituata a confondere i termini. Il presidente di Alleanza Stop 5G mi ha chiamato in veste di sindaco per parlare del nostro ruolo che viene commissariato anche in questo caso. Il 5G ha delle grandissime potenzialità, però io sono assolutamente per delle infrastrutture sicure. Sono stufa di avere sul nostro territorio, e quindi Coriano dimostra di essere al primo posto nella provincia, abbiamo l'inceneritore e tante situazioni compromettenti e impattanti, sono stufa di sentirmi dire il parere dell'ARPA o dell'ASL è favorevole perché si inquina nei limiti di legge. Quindi io voglio infrastrutture che siano sicure per la mia popolazione e la possibilità attraverso una norma di fare degli studi di settore che sono indipendenti rispetto a quella che è la logica naturale. L'unica cosa che non capisco è in base a quale parametro scientifico il sindaco fa questa affermazione, perché non ci sono studi scientifici che dimostrano quello che ha appena detto il sindaco. La mia affermazione rispetto al ruolo di un sindaco che deve avere la discrezionalità di poter scegliere. Questo è il botta e risposta finale sul tema appunto anche del 5G, in un dibattito dove purtroppo molti ci sottolineavano non si è arrivati a capire dove questa antenna per la telefonia sarà poi ma posizionata, perché verso. Ancora ci sono delle verifiche in corso. Ma ho non visto anche scelto. Che il sindaco ha portato alcune immagini, sì, alcune del immagini castello, del sito, della esatto. zona, dei panni stesi, cioè del filo dei panni stesi, insomma. È stato un interessante botta e risposta, chiaramente anche in una personalità politica molto diversa tra i due soggetti che erano nostri ospiti, quindi da una parte il sindaco, dall'altra parte la consigliera, comunque entrambe, questo lo assicuravano al termine della trasmissione, lo dico non per difendere Andrea e il suo operato, erano comunque felici di aver potuto esprimere appieno quello che pensavano. Poi è proprio una modalità diversa, sì, e quindi bello invece che praticamente forse in tanti da Coriano e non solo, abbiano perché poi seguito. Il tema delle antenne non riguarda solo, cioè riguarda più ampiamente il nostro territorio, abbiano seguito l'appuntamento. Se ci riusciremo la prossima settimana invece parleremo di metromare, che sì. È una questione che è tornata di grande attualità, visto anche alcune dichiarazioni arrivate nella giornata di ieri anche da parte di amministratori riccionesi, sì, esatto. Sul tema di PMR. Insomma, magari poi ne parleremo. Adesso proviamo invece a tornare a dare alcuni dettagli sulla situazione. Quindi torniamo al nostro esatto. tema. Torniamo al consueto. Tema con cui di solito non diciamo così. Speriamo che no, non lo diventi. È consueto però negli ultimi giorni, ai noi lo sappiamo. Ieri noi ci stato... siamo ripromessi che a ogni puntata, pur breve che sia, parliamo anche di altro. Oggi in qualche modo il nostro compito l'abbiamo già insomma, fatto. Ieri sia a livello nazionale si sono registrati dati record per quanto riguarda i contagi, però ricordiamo che anche i tamponi sono in numero molto molto elevato, così come sono elevati quelli che vengono effettuati quotidianamente in Emilia Romagna, ormai siamo sopra i 20.000 sì. Da un paio di giorni a questa parte, con dei numeri che per quanto riguarda le nuove positività sono leggermente in contrazione rispetto al giorno precedente. Ricordiamo il bollettino aggiornato alle 12 della giornata di ieri, sentiamo com'è andata. Sono 114 oggi i nuovi casi di positività a Rimini, 24 in meno di ieri. Le positività sono emerse da 53 casi sintomatici, 46 per tracciamento, la maggior parte familiare e di persone già in isolamento al momento della diagnosi, 2 per rientri dalla Romania,
4 per tamponi pre-ricovero per altra patologia, 1 per test volontario. Per 8 l'indagine non è ancora conclusa. Si registrano 4 guarigioni. In regione sono 1.212 nuovi casi, 200 in meno di ieri, a fronte di un numero stabile e ancora alto di tamponi, 21.376, 25 tamponi in meno del record di ieri. La percentuale dei positivi sul totale dei tamponi scende dal 6,6% di ieri al 5,7% di oggi. In regione gli asintomatici, 582, restano in maggioranza. 196 persone erano già in isolamento al momento della diagnosi e 326 sono state individuate nell'ambito di focolai già noti. Oggi è Modena la provincia con più casi, 280. I casi attivi in Emilia-Romagna a oggi sono 18.230, 1.153 in più di ieri, 17.112 le persone in isolamento domiciliare, 1.072 in più, il 93,8% del totale dei casi attivi. E purtroppo si registrano 14 nuovi decessi tra le province emiliane e Ravenna. Le età vanno dai 73 ai 95 anni. 45 le nuove guarigioni, i ricoveri negli ospedali, seppur ancora lontani da livelli di allarme, continuano a crescere con ritmo costante. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in regione sono 119, 16 in più rispetto a ieri. A Rimini salgono da 7 a 8, 999 quelli ricoverati in altri reparti Covid dell'Emilia-Romagna. Questi sono i numeri aggiornati a ieri, quando in Italia i casi sono stati 24.991 con purtroppo 205 vittime. Ricordiamo comunque tanti tamponi e tanti asintomatici o persone, come vengono definite tecnicamente, pauci sintomatici. Beh, dipende, con, perché c'è gente che proprio sintomi, non sente nulla, esatto. E c'è chi invece ha qualche lieve sintomo. Però purtroppo aumenta anche il carico sugli ospedali. Sì. 125 in più nelle ultime 24 ore in Italia i pazienti in terapia intensiva il numero totale parla di 1.536 persone. Questi sono i dati a livello italiano, con invece quasi 15.000 i ricoverati nei reparti Covid. Tra l'altro oggi realtà come la Francia fanno scattare un lockdown. Ieri c'è stato, sì, il discorso alla nazione di Macron, che ha detto insomma non siamo sommersi. Sì, siamo sommersi. Ha usato queste parole. Anche la Germania sta pensando dal 2 novembre ad una semi chiusura, perché anche quella della Francia comunque diciamo che mantiene operative alcune cose. Mantengono le scuole aperte, però sì, bar, ristoranti e quant'altro vengono chiusi. Ieri a parlare delle misure legate al DPCM che hanno fatto e stanno facendo tanto discutere è stato anche l'ex commissario all'emergenza della regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi. Venturi è intervenuto, è tornato nel consueto orario quando era commissario, nel quale ci intratteneva e ci aggiornava ogni giorno. Lo ha fatto anche per scusarsi di tutte le presentazioni che aveva in programma del suo libro dedicato appunto alla questione appunto del virus, che sono saltate per via appunto dell'attuale situazione. E poi ha commentato sia la crescita dei contagi sia le decisioni prese dall'esecutivo e ha spiegato a suo modo il perché sono state prese quelle decisioni. Ha anche voluto, è tornato anche a dire che però bisogna guardare al futuro con ottimismo, perché ci sono tante cose che si stanno muovendo che fanno capire che siamo all'ultimo chilometro. Sì, lui dice così, cioè la situazione, benché in questo momento ci sia un carico importante, tutti dicono se non si corre ai ripari tra un mese ci ritroveremo in una situazione drammatica, eppure diversa da quella dell'aprile scorso, del marzo scorso, perché lì eravamo veramente senza armi. Ora le armi, anche se questa della battaglia insomma forse non è la metafora più giusta, le abbiamo. Ma sentiamo proprio Sergio Venturi. Tutto quello che è stato deciso negli scorsi giorni serve a questo, serve a prevalentemente a far sì che le persone incontrino altre persone di meno di prima, possibilmente almeno la metà delle persone. Ecco, se eravamo abituati a incontrare 10 persone, dovremmo cercare tutti di dimezzarle. Perché? Perché dobbiamo ridurre, abbattere il ritmo
della corsa dell'epidemia. Questo è l'obiettivo fondamentale che ci dobbiamo dare, per questo che sono state ridotte, oltre che le occasioni, anche i luoghi in cui era possibile incontrare più persone, ma ce lo dobbiamo dare questo obiettivo anche con i nostri amici, con le persone che riteniamo più vicine a noi e con le quali ci lasciamo andare di più. La famiglia è la nostra casa e non possiamo lasciarci andare. La famiglia sono i nostri affetti e non possiamo abdicarli nei confronti di nessuno, neanche della pandemia, ma per quanto riguarda gli amici, per quanto riguarda le persone che frequentiamo, è bene ridurre le occasioni e soprattutto mantenere le tre cose che ci siamo abituati a fare e che negli ultimi tempi, per la verità, ci eravamo un po' dimenticati, e cioè il distanziamento, lo stare ad almeno un metro e mezzo dagli altri, l'uso della mascherina, che comunque riduce la carica virale di tanto, è un modo di rispettare gli altri ed è un modo degli altri per rispettare noi, e l'igiene accurata delle mani. A queste tre cose aggiungiamo il quarto obiettivo, che è quello di incontrare meno persone. Dobbiamo anche avere, credo, la pazienza necessaria perché questi atti e queste regole che ci siamo dati negli ultimi giorni, le misure che sono state prese, possano esplicare in pieno i loro effetti. Non possiamo immaginare che in 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni arriviamo in una situazione in cui i casi ricominciano a calare. Sapete che ci vorranno almeno una decina di giorni, alcuni sono già passati, altri passeranno. Dobbiamo tutti quanti fare in modo che a queste misure ci sia anche, oltre a queste misure, ci sia anche l'impegno di ognuno di noi a far sì che i comportamenti dei singoli vadano a essere complementari rispetto alle politiche di salute pubblica. Le politiche di salute pubblica, senza il contributo di tutti i cittadini, non possono evidentemente avere il successo da sole. Siamo davvero vicini all'ultimo miglio, dobbiamo dircelo. A febbraio non avevamo cognizione degli anticorpi monoclonali, non avevamo cognizione del vaccino, non sapevamo bene come curare le persone, oggi lo sappiamo, non abbiamo un farmaco risolutivo ancora per poco, per qualche mese, perché siamo verso la fine dell'anno, e nei primi mesi dell'anno prossimo avremo a disposizione diversi anticorpi monoclonali, che sono quelli che agiscono direttamente contro la proteina spike del virus, e abbiamo anche quasi 10 vaccini differenti che sono in fase 3 e che presto saranno approvati dalle agenzie regolatorie del farmaco negli Stati Uniti e in Europa. Non so quelli cinesi e quelli russi, perché sono agenzie differenti che li approvano, li hanno approvati o li approveranno. Parliamo di quelli che conosciamo di più e che riusciranno a dare intanto la sicurezza che meritano le persone che sono in prima fila per curare questa malattia e che ancora noi dobbiamo supportare. Dobbiamo fare in modo che non ci sia scoramento nelle persone, dobbiamo invece essere consapevoli che siamo vicini al traguardo. Vicini al traguardo e far sì che non ci sia scoramento. Sono parole, insomma, importanti, perché è un momento in cui ogni volta che arrivano questi DPCM, queste misure, oltre alla rabbia di tanti che vediamo, c'è anche molto scoramento, proprio sì, perché sembra di non vedere la fine.
Sì, proprio così. Io credo che anche le parole di Venturi, che ci ha accompagnato nei giorni più dolorosi e che torna a parlare, sì, per parlare del suo libro, delle, insomma, delle presentazioni saltate, ma che ci dà anche questa idea di cosa sta succedendo, credo che possa essere molto utile. È una voce non tra le altre, quella di Sergio Venturi, almeno per la nostra regione Emilia-Romagna. È chiaro che c'è tanta preoccupazione. Questa mattina leggevo, poi tra poco dovremmo anche noi avere qualche ulteriore dettaglio. Poi facciamo anche un giro di saluti che non abbiamo salutato ancora. Sì, certo, assolutamente. Leggo sul pagine del Corriere l'intervista a Giuseppe Nardi, che è primario di anestesia e rianimazione, quindi diciamolo sempre, la preoccupazione è il carico sulle strutture ospedaliere, quindi le persone che vengono ricoverate, ma vengono soprattutto poi ricoverate in terapia intensiva. Ecco, il dottor Nardi dice: o calano i contagi adesso, ci troveremo nella situazione di marzo, se non peggio. Manifestare per avere risorse economiche, e qui va anche sulle proteste degli ultimi giorni, è legittimo, ma chiedere il blocco di queste misure significa non avere capito niente. Lui dice: non dobbiamo farci ingannare dal rapporto fra tamponi e contagiati paragonando i numeri di oggi con quelli di marzo. Se prendiamo 100 persone ricoverate all'ospedale, di queste 7-8 finiscono in rianimazione. Il rapporto è esattamente identico, era così a marzo ed è così oggi. Ogni giorno aumentano i contagiati, aumentano i ricoveri, aumentano le persone in rianimazione, aumentano purtroppo i morti. Ogni giorno la curva dei contagi deve essere tagliata, se no fra 2 settimane ci troveremo nella situazione di marzo, se non peggio. È un dato noto a tutte le persone che si occupano seriamente di questo problema. Ecco, queste sono le parole di Nardi, che più volte ha anche detto la capacità delle nostre strutture sanitarie di reagire. Però, come dice poi anche il presidente Bonaccini in alcune dichiarazioni, la nostra non è un'isola felice, i contagi aumentano anche nel nostro territorio regionale, magari non con numeri così anche preoccupanti, o comunque che fanno un certo, ieri sinceramente i 7.000 contagi della Lombardia, insomma, sono un dato forte, sono anche dato che importante. Colpisce le persone che stanno vivendo questa situazione. Da noi sono inferiori, ma comunque aumentano, e aumentano quotidianamente in modo importante. Saluto rapidamente Mario, Sabrina e Giorgio, che ci danno il anche buongiorno. Anche ad Anella. Antonio, che dice: sono in ritardo come S puntato, che potrebbe ricordare un nome. No, io volevo dire, però mi prendo un segno. Questa mattina sono stata bloccata dall'ascensore, e la preposizione articolata è giusta, non nell'ascensore, ma dall'ascensore, perché non riuscivo. Che ti si è parato davanti, no. Ti ha detto: lei non può passare, un po' come Gandalf. Guarda, nel Signore degli Anelli. Se avessi il tempo ti spiegherei. Dico solo saluto Donato. Oggi che è il manutentore dell'ascensore. Oggi non abbiamo tempo, ma tienti di racconti. Io saluto anche, perché siamo in diretta anche sulla pagina di News Rimini, quindi tu non ce l'hai sotto, li saluto io. Certo. Fiorim, Gianluca, Simona e Barbara. Tra l'altro, Gianluca, in riferimento all'antenna di Coriano, ci chiede di quale operatore si parla. L'operatore è Wind. Se ci stai ancora seguendo, questa è l'indicazione, non è un segreto, insomma, è uscito dappertutto, quindi possiamo tranquillamente dirlo. Beh, sono tanti gli operatori che si stanno muovendo qua e là per il nostro territorio, non solo per piantare queste nuove antenne, perché sappiamo poi, che poi la le discussione logiche poi è legata appunto al qua o là, a seconda appunto della situazione. Io chiederei alla regia se invece possiamo metterci provare in contatto con il nostro ospite. Ci proviamo, sì, perché vorremmo approfondire. Un ospite che avevamo avuto il piacere di sentire nell'aprile scorso, ho la notizia sotto postata su News Rimini del 22 aprile scorso. Parliamo di Carlo Biagetti, infettivologo responsabile rischio infettivo dell'ASL Romagna. In quell'occasione, quando la pandemia piano piano stava iniziando ad allentare la morte, ci aveva detto: siamo arrivati ad avere oltre 300 pazienti ricoverati per coronavirus in una sola giornata nell'ambito di Rimini. Quando l'avevamo sentito sul finire di aprile erano circa 100 quotidiani. Insomma, questo per capire qual era la situazione allora e qual è stata la situazione nei momenti di picco. Questo perché lo facciamo, Andrea? Perché in questi giorni abbiamo sentito le proteste, continueremo ad ascoltarle, probabilmente anche la voce di chi chiede ristori, di chi chiede di tornare aperti. Però diciamo anche perché ci vengono chieste questi ulteriori sacrifici, c'è un motivo molto evidente. Allora diamo il buongiorno al dottor Biagetti. Buongiorno dottore.
Buongiorno a voi. E grazie di essersi ritagliato in queste giornate, immaginiamo molto impegnative, una finestra per noi. E qualche minuto prima di entrare in onda, di averla in collegamento, ricordavamo la chiacchierata che avevamo fatto nell'aprile scorso, sul finire di aprile, quando ci aveva fatto un po' il punto della situazione allora nel Riminese, ci aveva raccontato che c'erano state giornate con anche 300 pazienti al giorno, poi si era scesi a 100 per coronavirus. Allora la prima cosa che le chiedo è, attualmente invece la situazione, anche rispetto a quei dati, perché si discute tanto di numeri, qual è a livello appunto di sanità? Sì, allora i dati, diciamo, possono essere, si discute tanto, possono essere diversi, ma in realtà sono abbastanza univoci. In questo momento dal territorio avviene una forte pressione sulla sanità pubblica, dove stiamo ritrovando un numero di positivi via via crescente. Diciamo il numero dei tamponi che stiamo facendo, anche questo è in aumento, però mentre nelle settimane di agosto la percentuale di positivi che trovavamo rispetto ai tamponi che facevamo era intorno all'1%, nell'ultima settimana è salito al 6%, quindi è vero che stiamo facendo più tamponi, ma è altrettanto vero che in percentuale ne stiamo trovando molti di più, il che vuol dire che la diffusione nella popolazione sul territorio è aumentata, in particolar modo in tutto l'ambito della USL della Romagna, ma in particolar modo nelle ultime settimane questo aumento della diffusione nel territorio è appannaggio dell'ambito di Rimini, dove la curva sta aumentando in modo molto importante. C'è una motivazione a questo, dottore, perché questa cosa appunto è emersa anche nei giorni scorsi, perché Rimini rispetto anche ad altre province abbia avuto questa impennata, diciamo così, una parola che non mi piace tantissimo, però insomma questa crescita più evidente che in altre province? Sì, è una crescita più evidente, e per darvi un'idea, noi calcoliamo l'incidenza dei nuovi positivi ogni 10.000 abitanti, e se l'ambito di Ravenna è intorno a 9 nuovi positivi ogni 10.000 abitanti, l'ambito di Rimini è intorno a 23 nuovi positivi su 10.000 abitanti nell'ultima settimana. La spiegazione nel dettaglio è difficile da dare, nel senso che ci sono diverse situazioni che possono concorrere a questo risultato, ma la spiegazione generale è sempre quella: durante tutti questi mesi ci siamo concentrati su categorie a rischio, che è un esercizio insomma che in alcuni casi può essere utile, ma in altri distoglie l'attenzione dalla cosa più importante, cioè che non ci sono categorie a rischio, ma ci sono comportamenti a rischio. E sono sempre quelli che stiamo ripetendo da diversi mesi, quindi in tutte le situazioni dove questi comportamenti non vengono rispettati, le cose peggiorano e aumentano i casi di nuovi positivi. E i comportamenti sono sempre quelli, ma vale la pena sempre ripetere, quindi igienizzarsi le mani il più possibile, non portarsi mai le mani al volto e agli occhi senza aver igienizzato le mani, mantenere la distanza e portare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso, ma anche con il nuovo DPCM all'aperto, quando non riusciamo a mantenere la distanza tra le persone. Evitare gli assembramenti, queste sono le regole generali con il quale ogni cittadino può aiutare se stesso, ma soprattutto la comunità in cui viviamo, a non soccombere, a non riandare in emergenza. Come sa cos'è, dottore, che le conosce anche queste, molti ci dicono ma sì, tutte queste regole, però pensiamo a quest'estate, gli assembramenti ce n'erano tantissimi, gente che in spiaggia o in altri luoghi stava tutta appiccicata senza mascherine, eppure il virus non ha circolato come invece ha iniziato a fare con l'arrivo di settembre, e quindi c'è anche un po' di scoramento rispetto, almeno in alcuni, rispetto al valore poi di queste misure che stiamo adottando. Che cosa si sente di rispondere a queste persone? Il valore di queste misure è universalmente riconosciuto prima di questo del coronavirus, perché queste sono valori di carattere universale riconosciute
per tutti i virus che hanno questo genere di trasmissione, cioè per droplet e per contatto. L'influenza, ad esempio, ha le stesse modalità di trasmissione. Il fatto è che, diciamo, per rispondere alla sua domanda, quest'estate, dopo un lockdown che era riuscito a, diciamo, azzerare la situazione emergenziale che c'era stata in primavera, abbiamo creato le condizioni per una nuova crescita che si sta sviluppando adesso nel periodo autunnale, perché non siamo ancora arrivati all'inverno o nei mesi di gennaio o febbraio, dove solitamente il sistema sanitario va un po' in sofferenza per il picco di incidenza influenzale. Siamo ancora a ottobre, non siamo ancora arrivati a novembre, e quest'estate abbiamo creato le condizioni per sviluppare quello che stiamo vedendo adesso. Non c'è dubbio su di questo, questo ormai è lo vediamo anche purtroppo rispetto a quello che è successo, che sta succedendo agli altri paesi europei. Mi spiego, se nella prima ondata l'Italia purtroppo è stata travolta perché per prima ha subito questa onda, questa seconda ondata è iniziata di più e prima in altri paesi, e quindi quello che succederà da noi è quello che sta succedendo adesso nei paesi che sono 2 o 3 settimane avanti a noi. Ecco, infatti, dottor Biagetti, c'è da dire, ci dicono tutti, insomma, che quello che stiamo vedendo adesso a livello di contagi è quello che è accaduto 10-15 giorni fa, quindi c'è da pensare che prima che le attuali misure abbiano un effetto concreto, noi continueremo a vedere per alcune settimane ancora, per alcuni giorni, una crescita sostanziale dei nuovi casi. Questo cosa vuol dire anche per la sanità? Questo è un modello purtroppo che abbiamo avuto modo di sperimentare già nella prima ondata. Lei si ricorda che diciamo, il lockdown prima Rimini poi nazionale è successo intorno all'11 di marzo, e noi il picco di, diciamo così, di carico assistenziale sull'ospedale l'abbiamo avuto il 29 di marzo sui reparti di degenza e il 4 di aprile sulle terapie intensive, che è la massima necessità di posti letto. Quindi quelle 2-3 settimane a cui facevo riferimento sono state necessarie per arrivare a un picco e poi iniziare a scendere, con un lockdown totale. È chiaro che queste norme di questo DPCM che è stato appena licenziato non è un lockdown totale. Quindi vedremo cosa succederà a 2 settimane di distanza, ma la previsione non è quella di avere un risultato così significativo come quello di un lockdown totale, perché appunto, come state vedendo tutti, i contatti e la circolazione tra le persone sono ancora in modo importante, quindi ci si aspetta un risultato, ma sicuramente inferiore rispetto a un lockdown totale. Dottore, un altro aspetto che molti ci chiedono di approfondire e noi non abbiamo gli strumenti, proviamo a chiedere a lei, è: di fronte a questi dati che quotidianamente ci vengono dati, quindi il numero totale dei contagiati, poi gli asintomatici, i sintomatici, i pauci sintomatici, spesso rimangono dati sterili se qualcuno non aiuta a spiegarli. Ad esempio, c'è qualcuno che vede il numero di asintomatici come una cosa comunque positiva perché non carica il sistema sanitario, dall'altra parte invece c'è chi dice questi sono in giro e rischiano poi di infettare una popolazione a livello numerico maggiore. Ci aiuta a capire anche la differenza e come questi dati possono essere letti rispetto proprio al virus e a come anche intacca il nostro sistema, il nostro corpo, in modo anche differente da persona a persona? Per farlo in modo abbastanza semplice, diciamo che una persona è in grado di contagiare altre persone nei 3 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi, quindi quando è asintomatico, questi vengono definiti pre-sintomatici perché poi lo diventeranno, e nei 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questa è la finestra in cui una persona è contagiosa. Quindi gli asintomatici possono assolutamente essere contagiosi, infettare altre persone, e se queste altre persone sono, diciamo, persone giovani e senza fattori di rischio, perpetuano l'infezione. Se queste altre persone sono i nostri genitori, i nostri cari più anziani con fattori di rischio, questi possono intercorrere in una patologia anche molto grave, con una
con un indice di mortalità più elevato. Quindi il problema di questo virus non è tanto la percentuale di asintomatici o la letalità. Gliela faccio molto semplice: se io ne ho 10 da curare, io li guarisco tutti 10 o forse 9, ma se io ne ho contemporaneamente 1000, io non riesco, non ho le risorse per prendermi cura di tutte 1000 le persone contemporaneamente, e quindi la letalità e le conseguenze di questa patologia dipendono dal numero che io riesco a gestire contemporaneamente. Questo sia per quel che riguarda l'argine sul territorio: se io ho pochi casi riesco a fare un contact tracing efficace e fermare sul nascita piccoli focolai; se io ho dei numeri elevatissimi o non ho delle forze in campo per riuscire a fare un giusto e corretto contact tracing, e quindi le cose volano. Stessa cosa nell'ospedale: quando nell'ospedale io ho un numero di pazienti che riesco a gestire, riesco a fare le cose ordinate nel modo giusto. Se ne ho troppi, riesco a occuparmi nel modo migliore, cerco di occuparmi nel modo migliore possibile di questi tanti pazienti Covid, ma farò fatica poi a occuparmi anche di tutto il resto, perché normalmente in ospedale senza il Covid non è che ci giriamo un po', ci sono tante persone che hanno tantissime e giuste necessità, e queste purtroppo, come è successo nella prima ondata, se continuano ad aumentare così i numeri, vanno ridotte, perché nonostante il grande aumento del personale che c'è stato, nonostante il miglioramento degli ospedali, il miglioramento della conoscenza che abbiamo sulla patologia e l'organizzazione che abbiamo messo in ambito, c'è sempre un limite a tutte queste risorse, oltre il quale il sistema va in sofferenza. Ecco, vedendo questi numeri, qual è la finestra che ci garantisce ancora una supportazione buona negli ospedali? E poi le volevo anche chiedere, così le mettiamo magari insieme, se con i numeri attuali il contact tracing sul nostro territorio è ancora possibile in modo dettagliato, insomma. Due cose diverse, gliele mettiamo tutte e due lì. Da una parte, quanto possiamo reggere ancora, cioè quanto il nostro sistema sanitario locale può reggere; dall'altra parte, questo tema del contact tracing. Questa direzione ha investito fortemente sul territorio e ce lo siamo detti in tutti questi mesi, e abbiamo cercato di applicarlo nel modo migliore possibile, dando una quantità di risorse molto elevata sul territorio. Adesso qui siamo a Rimini, per darvi un'idea, il personale della sanità pubblica di Rimini ha aumentato il numero di 4-5 volte rispetto all'ondata di marzo. Quindi, per farvi capire quanto personale in più in questo momento sta lavorando sul territorio, perché è vero che la battaglia si vince lì. E al momento siamo in una soglia di allarme, perché abbiamo degli indicatori che sono poi il tempo con il quale riusciamo a dare le risposte ai cittadini. Cioè, io ho un sospetto, sono stato un contatto stretto di un paziente positivo, se riesco ad accedere a un tampone o avere una chiamata dalla sanità pubblica in tempi brevi, vuol dire che sto facendo un contact tracing efficace. Se invece i numeri mi sovrastano e purtroppo questi tempi si dilatano, vuol dire che sto iniziando ad andare in difficoltà. Al momento stiamo ancora avendo un contact tracing efficace in tutti gli ambiti, compreso l'ambito di Rimini. Non le nascondo che siamo i numeri che stiamo vedendo ci fanno vedere una curva che ci potrebbe mettere in difficoltà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché è un carico di lavoro effettivamente molto elevato. Sull'ospedale invece i due parametri che andiamo a vedere sono quelli del numero di ricoveri Covid, per intenderci, e soprattutto il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Voi sapete che questa azienda ha fatto un piano programmato, modulabile, sulla necessità di posti letto, che si divide in tre livelli: un livello verde, un livello arancione, un livello rosso. In questo momento siamo nel pieno del livello arancione, abbiamo ricoverato circa 250 persone con patologia Covid all'interno di tutti gli ospedali della USL della Romagna, e abbiamo di questi il 7% in terapia intensiva, quindi abbiamo una ventina di pazienti ricoverati in terapia intensiva.
sono numeri che ci permettono di gestire l'attività ordinaria, sono numeri che al momento ci permettono e ci hanno permesso di non chiudere l'attività ordinaria. Ma anche qua siamo in una situazione, come le dico, arancione, nel senso che se nelle prossime giorni, settimane dovremmo avere ulteriori necessità, si andrà in difficoltà nel continuare a gestire sia i pazienti Covid che i pazienti non Covid. Dottore, prima di salutarci, proprio l'ultima battuta, però dai numeri che ci dice ci fa capire anche che questo virus non ha affatto cambiato il suo modo di agire. Le persone che si ammalano seriamente, una percentuale di queste finisce in terapia intensiva, quindi siamo assolutamente nella stessa situazione di virus rispetto alla primavera. Poi è chiaro, abbiamo sentito prima anche il dottor Venturi, ci aspetta, magari ci aspettano delle risposte di qui ai prossimi mesi, che siano i vaccini, che i nostri comportamenti, le cure che attiviamo. Però ecco, il virus è proprio uguale. Il virus è proprio uguale. Non si è indebolito in nessun modo. Non c'è la minima ombra di dubbio su questo. Chiunque sta sul campo lo vede chiaramente, ha la netta sensazione di questo. Il fatto di riuscire a trovare molti più pazienti con la grande capacità che abbiamo messo in campo di fare tamponi, è chiaro che ci fa sembrare che quelli che sono gravi sono di meno rispetto al totale, ma perché in realtà prima il totale non lo conoscevamo. Nella prima ondata guardavamo solo i gravi e non sapevamo che abbiamo avuto tante persone che non hanno mai fatto un tampone ma che hanno avuto assolutamente questa patologia. Quindi il virus siamo assolutamente certi che non abbia avuto, ahimè, delle mutazioni che ne hanno indebolito la virulenza, comunque la sua capacità di creare danni all'organismo e agli ospiti. Su questo non c'è alcun dubbio. Questo che vedo sempre maggiormente purtroppo è questo scollamento tra la realtà che vediamo noi operatori sanitari nell'ospedale e la realtà al di fuori dell'ospedale. E questo è stato così nella prima ondata. Io dico che ho perso speranza nel cercare di far capire alle persone cosa abbiamo vissuto e cosa si sta vivendo in questo momento in ospedale. E quello che dovremmo chiedere alle persone al di fuori dell'ospedale è quello di non aspettare DPCM o che dall'alto vengano date regole ferree, è quello che ogni persona può fare per partecipare alla salvaguardia della propria salute e alla salvaguardia del sistema sanitario nazionale. In questi giorni sto puntando molto su un semplice esercizio che una persona può fare, è quello di pensare che se oggi riceve la notizia di aver contratto l'infezione da coronavirus, quante persone sono suoi contatti stretti nelle ultime 48 ore, cioè quante persone ha incontrato senza mascherina o toccandole senza avere le precauzioni necessarie. Questo numero dovrebbe essere molto vicino allo zero, perché se è molto vicino allo zero vuol dire che stiamo facendo la nostra parte. Se invece questo numero è molto elevato, inizia a essere 5-10 persone con cui ho avuto contatti stretti negli ultimi giorni, vuol dire che non sto partecipando a questa sfida sul contenimento del virus, a cui ogni persona può fare la sua parte. Un esercizio Biagetti, semplicissimo. La ringraziamo che possiamo per averci fare. Dato un quadro molto dettagliato della situazione. E speriamo che in questo senso, anche quello che ci diceva, ha perso la speranza che gli altri capiscono che anche questi momenti di riflessione, in cui in tanti immaginiamo l'abbiano ascoltata, possano servire. Grazie e buon lavoro. Di cuore a lei e a tutte le persone che si stanno spendendo per tutti i giorni per noi. Grazie di cuore. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata, grazie. Noi dobbiamo rapidamente chiudere, avevamo anche alcune domande su come si effettua il tampone nasofaringeo. Domani rispondiamo domani a tutto, promesso. Domani con calma, adesso dobbiamo chiudere perché spieghiamo, c'è la diretta dell'assemblea. Dico anche tutto, vai, di Confindustria tutto. Romagna dal titolo Il coraggio del futuro, inizierà alle 10, il tempo di fare qualche verifica tecnica, rimarremo in diretta su Icaro TV, invece la programmazione di Radio Icaro continua come sempre. Interverranno all'assemblea il presidente della Regione Emilia
Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggiori e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Quindi noi ve lo suggeriamo di rimanere in collegamento con noi, perché può essere un'importante occasione per capire anche dove sta andando il settore produttivo industriale. Con Temporeale invece ci troviamo domattina. Buona giornata a tutti. Tempo reale. Tempo reale.